Adesso collegamento con la redazione di viaggidelbenessere.com per una nuova puntata di Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Sul finire anche di questa settimana, buongiorno e ben trovati all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato, ma anche della nostra Maria Luisa D'Uso. Ciao Maria Luisa. Buongiorno, buongiorno Monica e buongiorno a tutti i nostri amici. Tutto bene? Ma direi di sì. Oh, perfetto. Allora, noi siamo qui e pendiamo dalle tue labbra e vogliamo... E tu come stai, mia cara, che non te lo chiedo mai? Ah, beh, sto bene, grazie, sto molto bene. Sono felicissima quando arriva questa parentesi di Viaggiando, proprio perché siamo un po' come i bambini, no? Siamo qui tutti quanti pronti, pendiamo dalle tue labbra, Maria Luisa. Sai che me la sento tutta questa responsabilità. Ogni settimana, quindi, quando vado a scovare queste destinazioni, devo dire vi penso intensamente... A chi poi mi ascolta, sì. E cerco di offrire il meglio che riesco a trovare, chissà certo. Se ci riesco. Beh, mi sa proprio di sì, fino adesso ci sei riuscita alla grande, devo dire. Allora, dove ci accompagni oggi? Allora, oggi una terra un po' magica, si chiama Rosengarten Latemer. E vi voglio raccontare anche la leggenda legata a questa terra, ma vi voglio parlare anche dei pacchetti speciali. Anche qua ce n'è uno dedicato alle donne, per chiudere nel modo migliore la stagione invernale nella zona del Catinaccio e del Latemer. Allora, la leggenda è quella della Re Laurino, questa montagna che si tinge di rosa a un certo punto. Perché? Perché accade questo? Allora, la Lauren's Lounge è la più alta delle Dolomiti, sì. e vi dicevo che darà il benvenuto alle donne in questa stagione con delle proposte molto coccole, molto, molto accattivanti e anche con bicchieri di bollicine da assaporare guardando proprio uno dei meravigliosi tramonti che solo queste montagne sanno regalare. E allora andiamo a scoprire, andiamo a ricordare che cosa è accaduto e perché, che cosa si racconta a proposito di questo tramonto che sa di magia. Siamo a 2300 metri di altezza e qui si va a un certo punto della giornata, si può ammirare lo spettacolo delle Dolomiti che si colorano di rosa e conoscere proprio la suggestiva leggenda che le avvolge. E mi piace raccontarvela perché sa di donne, di magia e di amori intensi e violenti. Che bello. Allora, un tempo tra questi monti si trovava un giardino, il giardino di rose di Re Laurino. Ed è per questo motivo che in tedesco il catinaccio si chiama proprio Rosengarten. Accadde un giorno che il re dell'Adige decise di dare una festa per far conoscere la figlia Similide. Invitò tutti i nobili del regno, ma non il re Laurino, che però vi partecipò mascherato. Cosa succede? Ovviamente che appena vide Similide se ne innamorò e la rapì portandola nel suo regno. I cavalieri del re lo inseguirono immediatamente. Arrivato però nel suo giardino, Re Laurino si mise una cintura che lo rendeva invincibile e indossò un manto che lo rendeva invisibile. I soldati però riuscirono a trovarlo comunque perché vedevano il movimento delle rose che si piegavano al suo passaggio. E allora Laurino lanciò un maleficio alle rose traditrici, rendendole invisibili. E lui nel suo maleficio disse di giorno e di notte. Dimenticò però l'alba e il tramonto, lasciando così a tutti la possibilità di ammirare il suo giardino di rose ogni giorno, seppure per pochi istanti. Che meraviglia! E questa è la leggenda che ci racconta, con un po' di magia ovviamente, il fascino di un paesaggio davvero unico, un'emozione intensa, devo dire. E quindi vi consiglio di andare prima o poi nella Rosengarten Latemer proprio per sì, godervi questo panorama. Allora, parliamo di proposte, parliamo di una stagione particolare che è quella che abbiamo capito, è quella che un po' tutti propongono a prezzi convincenti, mi viene da dire. Sì, sì. Quindi dal 19 al 26 marzo. Con proposte a partire da 245 euro, andiamo a conoscerle allora un pochino. Si chiama Settimana Ladies First,
ed è il modo migliore per salutare l'arrivo della primavera tra le montagne della Rosengarten Latemar. Il consorzio turistico ha deciso di dedicare una settimana di vacanza ricca di proposte invitanti e vantaggiose a tutte le donne proprio con questo pacchetto. Un programma fitto di appuntamenti che propone una settimana fatta di neve, divertimento, relax e cultura. Si comincia il 19 marzo con un concerto del coro maschile di Nova Levante, che viene proposto nella Casa della Cultura, e poi ed è diciamo il benvenuto per iniziare nella migliore dei modi una settimana che faranno di tutto per rendere indimenticabile. Certo. La vacanza sulla neve, ma non solo, quindi la possibilità di passare le giornate fra sci, snowboard, slittino, passeggiate con le ciaspole, e poi lunedì sera la cena in rifugio con la cucina tradizionale tirolese. Il martedì la possibilità di divertirsi sulla neve con il Carezza Snow Night sulla pista Cristo Mannos e apreschi di tendenza. E poi il mercoledì sera sfilata di moda alla Casa della Cultura. Il giovedì dedicato al relax con una giornata di beauty in rifugio alla Malga Fulmar. E il venerdì imperdibile gara di sci notturno sulla pista Cristo Mannos. Un pacchetto di 7 giorni. Con lo sconto del 30% per lo ski pass Carezza e poi un bicchiere di prosecco alla Lorenz Lounge, un Carezza Ski, la protezione solare, riduzione in negozi e ristoranti, e il tutto, vi dicevo, a partire da 245 euro a persona, ovviamente a seconda poi della categoria che si certo, sceglie. Certo, certo. 2,45 a salire, quindi. Beh, insomma, mi sembra veramente imperdibile come opportunità. Solo per il panorama, voglio dire, vale solo per il panorama. Sì. Bene. Se poi le nostre amiche che ci stanno ascoltando e che dicono quanto mi piacerebbe, proprio perché siamo mamme, non immaginiamo una vacanza lontana dai nostri figli e hanno anche dei bambini che vorrebbero portare con sé, ci sono delle proposte per i più piccoli, quindi bambini a prezzo zero a partire proprio dal 19 marzo fino a fine stagione. Sì. Quindi questi paesaggi favolosi, queste zone ideali anche per muovere i primi passi sugli sci con certo. Asili sulla neve, parco giochi, maestre altamente qualificate, tante attività curiose come lo ski tour sulla neve alla scoperta delle leggende di queste magiche montagne, e poi appunto i bambini fino a 8 anni non pagano, dagli 8 ai 12 anni hanno una riduzione del 50%. E quindi appunto la possibilità di godersi la neve quando non c'è la folla dell'alta stagione, sì, ma vero. Quando ancora le montagne hanno molto molto da offrire. Bellissimo, direi. Bene, credo che anche oggi è stato un bellissimo viaggio con tanto di leggenda che ci ha fatto per un attimo sognare, Maria Luisa, quindi mi insomma, fa molto molto piacere, ecco, perché questo è bello. Dimmi. Perché mi è rimasta nel cuore, devo dire, quando sì, è vero, sono quelle cose che davvero ti toccano, no, emotivamente. Va bene, abbiamo quindi scoperto anche questa leggenda legata a Re Laurino. Maria Luisa, io ti aspetto domani. Ma vedremo. Ma non solo io. Renditi conto. Andremo a Tirolo domani. Oh, ci sarà, restiamo quindi nelle montagne, restiamo in Alto Adige, parleremo però di una iniziativa simpatica. Ok, va bene, allora ti aspettiamo domani. Grazie. Aspetto, ciao. Ciao. Viaggiando vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se volete riascoltare i nostri servizi, andate sul sito viaggidelbenessere.com.